Una stretta dunque sulla criminalità giovanile con misure urgenti di contrasto al disagio e alla povertà educativa. Vediamo allora nel dettaglio i contenuti del decreto Caivano con Giancarla Rondinelli. Arrivano misure più severe per i minori che delinquono. Si abbassa da 9 a 6 anni la soglia della pena che consente di applicare la misura della custodia cautelare. Previsto l'arresto dai 14 anni in su per chi è colto in flagranza di reati come spaccio e violenza pubblico ufficiale. Scende a 12 anni l'età in cui si possono ricevere ammonimenti, misura diretta soprattutto al contrasto del bullismo. L'adolescente verrà convocato in questura con i genitori, sanzioni pecunarie anche per loro fino a 1000 euro. Prov i provvedimenti antidispersione scolastica e i genitori di un minore che non frequenta la scuola dell'obbligo rischiano fino a due anni di carcere. E poi il daspo urbano, esteso, come spiega il ministro degli interni Piantedosi, anche ai quattordicenni. Il questore potrà ordinare ai ragazzi di lasciare il territorio dove hanno commesso azioni illegali e violente. Non solo repressione, spiega il ministro della giustizia nordio, ma anche un percorso rieducativo. Nel decreto anche un capitolo caivano, progetto di rigenerazione urbana e sociale, 30 milioni di euro e un commissario straordinario ad hoc. Nome indicato Fabio Ciciliano.